La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri ed è stata ufficializzata questa mattina con un comunicato stampa della Procura distrettuale della Repubblica di Catania. Un consigliere comunale di Adrano è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di arma clandestina e munizioni e ricettazione. Si tratta di Giuseppe Rapisarda, eletto nella lista di Fratelli d'Italia alle amministrative dello scorso anno e ora in consiglio nel gruppo misto. Rapisarda è anche amministratore unico di una nota farmacia della città. L'arresto è scattato ad opera dei carabinieri della stazione di Biancavilla che hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Entrati in azione, i militari hanno prima effettuato i controlli nei locali della farmacia. Le ricerche sono state poi estese nell'autovettura dell'uomo. All'interno del veicolo i carabinieri hanno rinvenuto dentro un borsello, sotto il sedile anteriore passeggero, una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola Brasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili. La pistola sequestrata sarà adesso al centro di ulteriori accertamenti. L'arma nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del RIS di Messina per essere sottoposta appunto a specifici esami tecnico-balistici. Si tenderà di accertare adesso se la pistola sia stata eventualmente utilizzata in occasione di precedenti eventi criminosi. Dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Catania, per Giuseppe Rapisarda sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per il consigliere comunale indagato per detenzione di arma clandestina e munizioni e ricettazione, adesso potrebbero esserci anche conseguenze di carattere politico-istituzionale. Il prefetto di Catania potrebbe infatti emettere per Rapisarda il provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere comunale di Adrano.